L'incidente mortale avvenuto nella fabbrica FCA di Cassino blocca la produzione automotive in mezzo a Val di Sangro. Dalla Cassino Press, infatti, non arrivano in Sevel i semilavorati e dunque la fabbrica del Ducato è costretta a fermarsi. Lo stop produttivo iniziato venerdì notte si protrarrà almeno fino alle 22 di lunedì 14 di ottobre. Tre giorni pieni di lavoro mancato che, auspica la FIOM CGL attraverso il segretario Alfredo Fegatelli, l'azienda non voglia far ricadere sugli operai consumando i permessi personali. La chiusura della fabbrica più grande d'Abruzzo crea un effetto domino anche sulle altre attività produttive dell'indotto. Infatti si ferma oggi anche la ex Blutec con il piazzale pieno di furgoni Ducato, mentre la Isri, che produce sedili per il veicolo commerciale leggero, potrebbe far scattare la cassa integrazione, mentre la FIOM CGL per oggi pomeriggio ha sospeso lo sciopero indetto qualche giorno fa contro la nuova turnazione in Sevel. Nel frattempo a Cassino la magistratura ha aperto un'inchiesta sull'operaio di 40 anni morto nella fabbrica, ipotizzando il reato di omicidio colposo.